Barletta pensa alla prevenzione, una domenica dedicata proprio a quella che può essere la prevenzione a malattie o appure a problemi che arriveranno. Alla Chiesa Sant'Antonio abbiamo il piacere di ospitare l'organizzatore e il dottor Casamassima. Ma io credo che sia positivo che si possa parlare con un po' più di tranquillità di quanto in genere non possa avvenire negli studi medici con degli orari e un affollamento che a volte crea disagio e difficoltà, di problematiche comuni, consuete, che oggi devo dire diventano ancora più importanti perché la comunicazione è diventata un po' confusa, affastellata e abbiamo ogni tanto bisogno di resettarci. Ecco, questo tipo di comunicazione ci permette di avere un colloquio migliore col paziente e consente al paziente di avere il medico a propria disposizione per qualche momento in più, con dei risultati, dobbiamo dire, positivi da parte di tutti. Tutto sommato, allora, una giornata che è stata ben accetta dalla popolazione, nonostante la giornata non sia stata il massimo a livello meteorologico. Ma alla fine, il punto finale nell'organizzazione, Leonardo, tutto ok? Sì, con la promessa di ripeterla ovviamente, magari in una stagione più promettente dal punto di vista meteorologico. E approfitto però dell'occasione per ringraziare soprattutto i medici che hanno deciso di aderire a questa giornata, che hanno messo a disposizione il loro tempo, togliendolo purtroppo alle loro famiglie, e quindi sentivo il bisogno e, diciamo, il piacere anche di ringraziarli pubblicamente, i medici. Naturalmente da Barletta Live, Giacomo Caporusso, per questa giornata dedicata alla prevenzione.